Signori e signori, buonasera a tutti, benvenuti per il 13° anno consecutivo, 13 anni che ci vediamo qui a Roseto degli Abruzzi con Sport per la Vita. Una manifestazione straordinaria, rimasta forse la manifestazione più importante dell'intero paese. Noi questa sera avevamo qualche incertezza, ci chiedevamo ma cosa succederà con Sanremo. Ecco perché Anna Rita prima ha detto, Maria Rita, speriamo che rimaniate fino alla fine, perché c'è il timore che qualcuno di voi poi alla fine potesse andarsene per sapere chi avrà vinto Sanremo. Amici, Roseto degli Abruzzi, Sport per la Vita, ha battuto Sanremo 10-0 questa sera. Siete venuti qua, come giusto che sia, d'altra parte. E verrete un'emozione molto grande e io tra l'altro sono felice di essere con voi perché ho avuto il timore quest'anno per il 13° anno di tradirvi. Ho avuto una magnifica avventura professionale, sono partito con dei camion, ho girato mezzo mondo, sono arrivato in Sud America e sto per partire per l'Africa e dovevo partire in questi giorni. E ho detto no, prima devo andare a Roseto degli Abruzzi, è chiaro, e poi dopo si partirà per l'Africa. E a tutte parte veramente sono felice di essere con voi e chiamo subito Maria Rita Piersanti che mi aiuterà in questa serata, anche perché lei conosce molto bene la manifestazione, la seguita parte di allestimento. E adesso direi che possiamo chiamare subito, diciamo intanto che abbiamo degli ospiti meravigliosi, grandiosi direi, uno in particolare che è molto caro al cuore e agli occhi dei più giovani. E allora adesso dobbiamo però chiamare i vari gruppi che poi daranno vita a tutta la manifestazione. Infatti, perché i ragazzi che vedete qui schierati sono i ragazzi del collettivo Sport per la Vita, che più avanti li incontreremo in altre coreografie. Però questa sera... Scusa, Maria, ti facciamo fare un bel applauso ancora, perché la fatica di rompere il ghiaccio in uno spettacolo è la fatica più importante e più gravosa. Infatti, poi siamo entrati così al buio e tutti stavano aspettando, un'aspettativa enorme, ma vedo ben soddisfatta. Dicevo, incontreremo altri gruppi coreografici e dei grandi campioni. Abbiamo i campioni del mondo di diverse categorie del pattinaggio a rotelle. Cominciamo con i gruppi, quindi. Andiamo a chiamare la società skating Aquile Verdi da San Lazzaro, Bologna. Qui ci sente solo di imbarazzo perché non c'è un palcoscenico con un pubblico davanti, il pubblico sta un po' dappertutto, scusate, ci vedremo le spalle, insomma. E chiamiamo anche il secondo gruppo, lo Skating Lab di Reggio Emilia. Loro stanno già come disposti. E da che parte uscirà il terzo gruppo? Forza Roller di Parma, ma eccoli là, eccoli là, pronti, a questo punto noi dietreggiamo un pochettino perché chiameremo i campioni, le stelle che hanno dato vita a momenti memorabili del pattinaggio mondiale di quest'anno e come sapete, come al solito, ormai siete anche voi per illuminare, entreranno compiendo un'evoluzione, compiendo una difficoltà. Allora, chiamiamo la prima atleta. Sì, da una giovane promessa del pattinaggio italiano, Micaela Iacovelli. È una giovane promessa della Pia Verdi, giovanissima. E poi tocca a Marilisa Girotto, benissimo. Campionessa d'Europa 97, categoria juniores. C'è sempre il comico dell'uscita, devo discutere. Adesso abbiamo una coppia, Michela Pizzi e Renato Sessi, campione del mondo 97, coppia danza. E anche loro sono qui, per il nostro spazio. Eccoli. Abbiamo molte coppie di stranieri anche, vi tocca adesso. È la volta di Bernadette Springer e Jason Cohen, coppia artistica bronzo ai mondiali 97 dagli Stati Uniti. Alcuni sono molti e nuovi di amici che già da anni vengono essendo già delle stelle da tempo nel mondo del campionato del pattinaggio a rotelle. E adesso abbiamo Mauro Mazzoni, campione del mondo 97.
presentare le persone. Abbiamo una ragazza adesso, Sabrina Tomasini, campionessa del mondo 97. Insomma, anche per i meno informati, gli italiani quest'anno campionati del mondo, lo scorso anno naturalmente, adesso siamo all'inizio del 98, praticamente parlando, hanno fatto un pochettino da errore. Programmazioni televisive che però vogliamo prendere un po' una sorpresa.
casa per il momento. E dovremmo ringraziare anche, mentre credo che i nostri amici atleti e artisti possano rientrare per prepararsi poi allo spettacolo, e io li accompagnerei intanto con un applauso per quello spettacolo che finora ci hanno già offerto e per il piacere che ci regalano ogni volta partecipando a Sport per la Vita. Allora, ci torniamo. Torniamo al centro, che ci siamo essere visibili per tutti, dobbiamo essere travolti. Allora, ringraziamo gli enti che hanno patrocinato la manifestazione, Regione, Provincia, l'ASTI, Comune, gli sponsor e anche gli inserzionisti. Presente infatti da 10 anni e che più tardi ci regalerà un momento, ma non sono autorizzata per l'ora. Sono arrivati diverse sorprese, anche nei telegrammi. Abbiamo qui un telegramma del presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo che si dispiace di non poter essere presente per precedenti impegni naturalmente professionali, ma è con noi in spirito. Bene, allora io direi che possiamo, Maria Rita, toglierci dal centro del palco, mi viene spontaneo dire così perché è un vero e proprio spettacolo, perché stiamo per iniziare. E iniziamo con un singolo femminile, se siamo tutti a posto, e abbiamo la giovanissima atleta che abbiamo visto presentarsi e aprire proprio il carosello degli atleti dei singoli e delle coppie, Michela Iacovelli, abbiamo detto una giovane promessa delle Aquile Verdi di Sant'Angelo di Sale, in Colonia. Esatto, Michela si esibirà sulla coreografia di Carol Bolloni e la musica di Enya è Only If. Giulia di Milano, al Rock Club di Morciano e Libertas Forlì.
Questo è un collage. È un collage di musiche, di danze da competizione. Io ho un gruppo che presento molto volentieri, perché consentiteci un po' di campanilismo anche per quanto mi riguarda. Vengo da San Lazzaro, che è il paese da cui vengo io, alle porte di Bologna, insomma, quindi io li amo particolarmente. Ma mi sembra giusto. Anch'io ho avuto dei figli piccoli, i quali naturalmente hanno pattinato, ragazzi, è un destino infame questo dei genitori che mettono i bambini dentro a pattinare. E poi pattinano anche i genitori, che sono stati. Sì, ecco, questo io preferisco non farlo, perché avrei decisamente fatto passare il tono dello spettacolo. Allora, vediamo la proposta di Dance Group su coreografia di Cinzia Bernardi. Thank you.
grazie a questi amici dell'Aquile Verdi. Il clima naturalmente si fa sempre più caldo, sempre più tecnico, sempre più piacevole, e noi adesso dobbiamo presentare un singolo femminile, però intanto dobbiamo aspettare un attimo che le cose là dietro si assestino, perché come immaginate tante decine di atleti, tutti là dietro che devono indossare i costumi, prepararsi eccetera, tutto questo richiede un poco di tempo. Anche perché non ci sono solo i costumi, ci sono tantissime scenografie che devono essere riassemblate, sì, e trasportate. E noi ne approfittiamo per ricordare e dare merito anche proprio ai segni di Nepruzzi e anche intanto per le finalità di questa manifestazione, Sport per la Vita. Avremmo dovuto dirlo fin dall'inizio, lo vogliamo ricordare ancora. Margherita. Sì, infatti, questa manifestazione, come ben sapete, voi che lo seguite da tanto tempo, ha un fine benefico, ingresso libero naturalmente, ma un contributo libero che andrà destinato all'associazione di Emilio, un'associazione per la lotta contro i tumori, quindi per la ricerca sul campo. E siamo contenti di farvi sapere, come dicevo già in conferenza stampa una settimana fa, che grazie a Sport per la Vita, grazie a tutte le attività che Sport per la Vita organizza nel corso dell'anno, che il comitato di Sport per la Vita organizza, per essere precisi, già tanto è stato fatto, ce ne parlava il dottor Lalli, che credo sia anche presente, e speriamo di fare ancora tanto, quindi vi chiediamo di essere generosi nella misura in cui volete esserlo, non ci sono obblighi. Ma comunque è una generosità che ogni anno si è manifestata, in ogni caso abbiamo libero di fare come crede, esatto, lo spettacolo è comunque stipendio, intanto godiamocelo, quindi non parliamo più di tante di queste cose. La cosa che mi ha colpito quella che tu hai ricordato, che Roseto è una cittadina che è vivissima di iniziative durante tutto l'anno, e questo sorprende perché sembra essere una caratteristica proprio di questo luogo rispetto ad altri, che forse avrebbero le stesse potenzialità, ma che forse non hanno gli stessi animatori o forse lo stesso tipo di pubblico disposto a seguirli. Credo che sia necessario infatti avere sia la volontà di organizzare ma anche la volontà di seguire, altrimenti non funziona. Oh, un piccolo segreto che d'altra parte voi avete capito, noi la stiamo facendo lunga per preparare i nostri amici là dietro per vedere se sono pronti a partire. Non è che abbiamo esaurito tutti gli argomenti, potremmo continuare ma forse vi annoieremmo. Io credo, ecco, che a questo punto sia pronto il singolo femminile, Maria Luisa Girotto, campionessa Europa 97, categoria juniores, cosa farà Maria Rita? Si dividerà su una musica che ormai è celebre, anche perché qualche sera fa abbiamo visto anche a Sanremo, proposta di Madonna, Frozen. Ecco voi, Maria Luisa Girotto.
molto elegante. E adesso abbiamo un momento molto importante, perché abbiamo un gruppo che ci permetterà anche di fare alcune, seppur brevissime, considerazioni. Già il titolo del gruppo, quello che presenta, 44 gatti, che cosa ci ricorda 44 gatti? Ci ricorda lo Zecchino d'Oro, quindi l'Antoniano, quindi una persona che è stata molto cara a tutti noi, Marielle Ventre, che è stata anche insignita della Rosa d'Argento. Non dirlo a me, era una bellissima amica, sono io di Bologna e abbiamo lavorato per 30 anni insieme, andando in giro anche per l'Italia a selezionare bambini e poi entravano a far parte del piccolo coro. Ecco, vogliamo parlare adesso un attimo di questi 44 gatti, intanto le coreografie. Le coreografie di questo gruppo saranno curate da Annalisa Del Piglio e Pina Di Martino. Il gruppo naturalmente è Sport per la vita, ma volevo ricordare che la canzone 44 gatti è diventata la sigla d'apertura al trofeo nazionale intitolato a Marielle Ventre, che si è svolto a Bologna lo scorso dicembre. E c'è anche Sport per la vita, naturalmente. E ricordiamo che all'interno di questo gruppo fanno parte diverse società sportive, le vogliamo ricordare: Skating La Paranza di Roseto, Magic Skating Castelnuovo Comano, l'Accademia Patinaggio di Martin Sicuro. Ecco, e già ha detto Margherita di questo legame che ha sempre unito Roseto a Bologna, all'Antoniano, in particolare a Marielle Ventre. E adesso noi abbiamo in particolare una suora qui, un'amica naturalmente, che è Suor Nazarena. Noi chiamiamo Suor Nazarena qui con noi, perché questo legame poi dell'Antoniano si è prodotto anche in uno scambio concreto, in uno scambio di contributi, uno scambio di aiuti che hanno permesso anche delle realizzazioni. Margherita le sta dando microfono. Io volevo dire grazie, perché sono qui per dire grazie per la costruzione che è stata fatta lo scorso anno in Bolivia, la Casa del Sorriso di Marielle, che è già abitata, sarà abitata da 120 bambine senza famiglia, abbandonate. Grazie, perché veramente sarà la Casa del Sorriso, la Casa del Sorriso anche per il contributo di Roseto. E io vorrei dire, la generosità che abbiamo avuto per i bambini della Bolivia, quest'anno dobbiamo provare ad averla per i bambini italiani, per i bambini terremotati. Questa è un'altra iniziativa che voi avete in corso, la vogliamo ricordare. Sì, l'Antoniano di Bologna quest'anno ha voluto pensare ai bambini vicini. Ai bambini vicini, cioè a coloro che hanno sofferto il terremoto, cosa che penso difficilmente dimenticheranno. Io ho visto dei bambini giocare, fare le costruzioni e poi dire quinto grado della scala Mercalli, una botta, tutto a terra. Ecco, penso che sono cose così tremendo, d'accordo, comunque si può fare qualche cosa, occorre anche questa carica di ottimismo, che deve essere fondata poi sulla volontà e quindi anche sui contributi e sulla voglia di aiutare. Grazie a tutti, ogni gesto di generosità, di solidarietà significa dare qualcosa che si ha, ma soprattutto qualcosa che si è. Grazie a tutti. Grazie a Suor Nazarena. Grazie e spero di vedervi a presto. Noi siamo un po' di questi microfoni, i nostri fogli. Prego, ecco, noi vogliamo ricordare anche un'altra cosa, mi ricordo il nome di Marielle. Esatto. Ebbene, Marielle, avete sentito parlare di tante iniziative che sono in corso sul conto di questo nome, di questo grandissimo personaggio, e vogliamo ricordare che proprio in Italia vengono intitolate scuole, vengono intitolate piazze, vengono intitolate giardini al nome di questa donna che ha dato tutto di sé al mondo della musica, in particolare al mondo dei bambini, e credo che proprio anche qua a Roseto abbia anche un'iniziativa. Abbiamo già fatto tante cose intitolate a Marielle, ma la cosa più importante, credo, quella che resterà nella memoria di tutti, sarà l'intitolazione di una scuola elementare proprio a Marielle Ventre, e crediamo che si possa realizzare entro la fine di questo anno scolastico. È un'iniziativa straordinaria, veramente. E adesso abbiamo forse chiacchierato troppo, dobbiamo passare alla musica e al patinaggio di questa volta. Facciamo sentire 44 gatti. Facciamo vedere 44 gatti. Vai Pierino! Thank you.
44 minuti, gruppo Coriati lo sport per la vita, bellissimi, anche pieni di fantasia questi costumi. E anche pieni di entusiasmo tutti i ragazzi che hanno partecipato, hai visto che ci sono dei piccolissimi? Piccolissimi come sempre sono quelli che fanno ovviamente maggiore tenerezza perché hanno tutti gli imbarazzi, le incertezze per essere un po' con le prime armi, e però poi abbiamo anche i grandi che sono tutti molto bravi. E io faccio sempre, l'ho già accennato anche prima, un applauso ai genitori perché sono dietro questi costumi. C'è tanto lavoro. Anche oggi nel punto in cui si arrivava c'era una mamma che doveva attaccare le pagliette, eccetera, no? Possiamo vedere, abbiamo sofferto tutti insieme su queste piccole cose, però così importanti. Ecco, queste sono cose che rendono ancora più bello lo spettacolo, perché il pattinaggio, tutti avranno notato che oltre alla bravura, alla parte atletica, alla parte coreografica, ha anche una splendida parte legata ai costumi. Sono tutti molto curati. Allora, i nostri bambini se ne stanno andando, bambini e ragazzi anche. Esatto. E adesso sta per entrare una coppia, è una coppia danza, Michele Pizzi e Renato Sessi, campioni del mondo 97, categoria juniores, sono già dietro, io credo, al nostro... Pronti, stanno allertando qualcosa mentre preparano. Io ricordo che la loro società sportiva è lo Skating Club Sant'Agata, il coreografo Stefano Orsi, e loro si esibiranno su una musica molto nota, forse non tutti conoscono il titolo, I Just Wanna Make Love You, ma quando la sentirete la riconoscerete senz'altro. Allora, credo che a questo punto siamo veramente pronti, abbiamo disposto anche gli elementi della scenografia. Michela Pizzi e Renato Sessi, campione del mondo 97, categoria juniores. I don't love you,
con una situazione molto simpatica che ci ha ricordato naturalmente anche qualche cosa di televisivo. E sono molto, stati molto bravi loro a interpretare questi ruoli, molto brillanti, al punto giusto. Allora, adesso dobbiamo sgomberare la nostra pista, il nostro, credo che sono assolutamente autosufficienti. E adesso passiamo ad un gruppo coreografico, Cinque Colori e un Carnevale, un gruppo che viene, lo Skating Life, da Reggio Emilia, è un gruppo molto vivace, molto colorato, naturalmente rappresentando il Carnevale non poteva essere altrimenti. Coreografia di Federica Iori, le musiche sono ovviamente coloratissime, brasiliane, certo, e simili. Ma soprattutto hanno raggiunto un'ottima posizione in classifica, dove? E alla serie nazionale, categoria spettacolo A1, si sono classificate al secondo posto, quindi sono veramente strepitose. Bene, allora diamo vita e via a questo gruppo, Cinque Colori un Carnevale, gruppo coreografico società Skating Life, Reggio Emilia. Mi pare che tutti gli elementi siano quasi in posizione e direi secondo. Ecco, abbiamo una Venezia che si sta approntando sul fondo, d'altra parte che arriva la Venezia, certamente il carnevale più celebre, e direi che siamo a posto, possiamo cominciare. Dalle suggestive romantiche atmosfere del carnevale di Venezia ai ritmi travolgenti della cultura afro-brasiliana che sono l'emblema del carnevale di Rio. Questa esplosione di musiche e colori che è il carnevale è un modo per unire attraverso la danza le culture dei diversi popoli, ricordando così con i colori dei cinque continenti il carnevale di tutto il mondo. Thank you.
secondo da Reggio Emilia e dall'altra parte evidentemente più che meritatamente conquistato il secondo posto nella rassegna nazionale spettacolo categoria A1, un gruppo che viene, lo ricordiamo, da Reggio, già lo abbiamo detto. Ricorderei anche la coreografa Federica Lioni, perché è presente in mezzo, anzi io l'ho anche individuata, è una ragazza con i capelli lunghi legati, è da quella parte, sta per andare, sta passando, alzi la mano signorina Lioni, eccola lì, ovviamente Federici, veramente bravissimi. Devo dire che è un gruppo veramente di grande effetto, anche perché hanno potuto elaborare, sono riusciti ad elaborare, a elaborare, diciamolo bene, il carnevale da Venezia fino a... Applausi. Andiamo ancora avanti, perché sono applausi meritati. Via ragazzi, tantissimi, anche un gruppo molto numeroso. Infatti, io quando mi emoziono poi comincio a voler dire tre cose tutte insieme e non si può fare. Succede a tutti noi. Credo di sì, a me in particolare. Comunque, facciamo sfoltire così il nostro spazio destinato. Ah, tra l'altro, volevo ricordare che questo spazio è anche più piccolo di quello a cui gli atleti sono a volte abituati. E quindi... Certo, questa è una grande difficoltà, i nostri amici credo lo sappiano, perché soprattutto le coppie, coloro che sono abituati a fare gare, dispongono di spazi maggiori, quindi sanno bene come compiere le loro evoluzioni. Mi pare che abbiamo quasi finito di liberare e quindi quando si trovano con la pista più ridotta in larghezza e in lunghezza, talvolta i loro esercizi devono essere compressi, questo può creare delle difficoltà e questo spiega anche perché talvolta vi siano delle cadute, perché bisogna cambiare completamente l'atteggiamento, cambiare i passi, questo può creare dei problemi. Ma loro sono campioni, quindi ovviamente facilmente questo inconveniente. Noi abbiamo alle nostre spalle una coppia di artisti che viene dagli Stati Uniti, si tratta di Bernadette Stringer e Jason Cohen, medaglia di bronzo ai mondiali 97. Uno spettacolo di grande suggestione che non ha bisogno di alcuna altra presentazione.
complimenti. Attualmente a parlare di Cohen, ci ricordo un altro Cohen, Scott, il fratello che ormai credo non fatti di più, ha vinto, lo ricordate, tutto quello che c'era da vincere, e ha lasciato un po' l'eredità a quest'altro fratello che decide di fare coppia, bravissimo anche lui, come sono in genere molto bravi gli atleti statunitensi, anche se l'Italia quest'anno ha vinto tutti i titoli, insomma c'è un po' di... Diciamo pure che il pattinaggio in Italia la fa da padrone, anche se non è sempre conosciuto da tutti, da tutti. Come meriterebbe. Adesso stiamo per affrontare un momento importante, un momento che rappresenta un poco anche il cuore di questa nostra serata. Voi sapete che ad un certo punto viene consegnata una rosa d'argento di Sport per la Vita. Una rosa d'argento che in passato è stata consegnata a dei nomi che in parte abbiamo già ricordato, innanzitutto quello di Maria Ventre e poi di Gina Basso, Pepino Mazzullo, Cino Tortorella, Cristina D'Avena, Ambra e Nando Orfei lo scorso anno. Quest'anno a chi tocca? Quest'anno la rosa d'argento viene consegnata a Mauro Serio, che è già qui con noi, anzi lo vado a prendere. E dovrebbe essere accompagnato. Benvenuto Mauro. La coreografia prevedeva una scorta di bambini, non ci sono, ma fa niente, non ha importanza. Prendo qualcos'altro e torno su. Sì, Mauro Serio. Io devo dire la verità, le canzoni per bambini, eccole là che stanno arrivando i bambini, visto che c'era, era tutto preparato. Mauro Serio. Più amati dalla televisione per ragazzi. Comunque vorrei ricordare anche che qua si scherza, Mauro si è presentato così disinvoltamente, ma forse non molti sanno che dietro c'è una grossa preparazione, Mauro attore, Mauro ballerino, forse anche chissà Mauro cantante, ma staremo a vedere. E intanto però scusate, dobbiamo applaudire il sindaco di Roseto, Nicola Crisci. Voi avete avuto una riunione che si è conclusa credo poco fa. Abbiamo avuto un consiglio comunale lunghissimo, alle 10 stamattina abbiamo terminato i lavori in qualche minuto fa. Ecco, noi la ringraziamo dunque per essere venuto e contavamo molto sulla sua presenza. Dunque, tu devi ricevere questo premio che è molto importante. E che facciamo? Prima te lo consegniamo, poi tu ci rivelerai tutta la tua promozione. Io voglio farlo commuovere un po' di più e quindi vi leggo la motivazione che è stata data dal comitato che lo ha scelto per l'edizione 98 della Rosa d'Argento, così magari vediamo come reagisce dopo. Mauro Serio, Rosa d'Argento 98, rappresenta un punto di riferimento gioioso e pulito per i bambini che trovano nel suo programma televisivo un momento di sana evasione educativa e ludica allo stesso tempo, che contribuisce a esaltare i loro sogni, a sollecitare ed assecondare la loro curiosità, spingendoli ad essere padroni consapevoli della loro integrità fanciullesca. Mauro, lo sapevi che tu facevi tutte queste cose? No, io sono veramente senza parole, sono molto emozionato anche perché è un premio che sento molto, considerato poi persone molto più importanti, molto più che hanno fatto molte cose senz'altro più importanti di me. Per cui sono assolutamente lusingato, io vi ringrazio. Bene, grazie Mauro. Mauro che mi ha detto fa tante cose. Tra le tante cose che fa, sta per diventare padre, proprio in questi ore, primissimi giorni. Infatti speravamo che la seconda moglie è stato più prudente a lasciare la moglie a casa. Tanti auguri, sappiamo che è il tuo secondo figlio, che anzi sarà una figlia, e quindi in bocca al lupo, poi se ti scappa a farla patinare, insomma, tutto un guasto. Non ci dispiace. Allora, il sindaco, Nicola Crisci.
abbiamo un momento importante, vogliamo togliere e sfilare questa rosa. Prego. Io intanto la ringrazio per essere presente nella nostra città. Io voglio risaltare tutte a nome mio personale, dell'intero Consiglio Comunale e dell'amministrazione di Roseto, della città di Roseto. È una iniziativa meravigliosa questa, la 13ª edizione, gli organizzatori sono impeccabili, io dico che si migliorano sempre, di anno in anno, la cornice di pubblico è piena di colore e di calore, e io credo che dobbiamo essere vicini a questi volontari che lo fanno con passione, con sacrificio e soprattutto con grande professionalità. Hanno saputo coniugare solidarietà e sport, non sempre questo binomio riesce efficacemente. Qui oramai credo che sia entrata nella storia della città, la nostra è una città giovane, ha 70 anni di storia, quindi una manifestazione già 13 anni significa che fa parte della cultura della gente, dei cittadini. Io ringrazio i dirigenti, le tante mamme che lavorano intorno a questo sport, gli atleti tutti, e faccio tanti auguri al pattinaggio, a questa iniziativa e alla città di Roseto. Grazie signor Sindaco, tra l'altro la vediamo un po' stanca, adesso lei rimarrà in nostra compagnia comunque, almeno così si ritempra un pochino. E da quella parte stanno le telecamere, tu ti giri un attimo verso di loro, ecco, stai fermo. Facciamo... della rosa d'argento. E andiamo a stringere su questa magnifica rosa. Ecco, questo è dedicato alla TV. 1, 2, 3, basta così. Ci siamo. Potremmo... Grazie signor Sindaco. Arrivederci. Volevo solamente finire di ringraziare oltre al sindaco e a tutto il comitato e soprattutto ringrazierei anche l'Antoniano che mi ha dato poi questa opportunità di poter essere qui nel leader di Biase nello specifico e anche... Ecco, leader di Biase, dove sta Lidia? Lidia di Biase, eccola là. Sono i due personaggi che stanno dietro le quinte, che sembrano un poco ma non vuole essere rispettoso, come i bidelli all'università, che finisce che comandano più dei professori, stanno dietro le quinte e tengono sempre sotto controllo le situazioni. Lidia non manca mai, non soltanto nell'attività dell'Antoniano, ma non manca mai neppure qui a Roseto, dove c'è il pattinaggio, c'è Lidia. Oh, basta così, perché sono poi che commuovi. Quindi volevo ringraziare soprattutto voi tutti e soprattutto i bambini che, grazie a voi, ecco, Mauro ci ha già praticamente anticipato che rimane tra di voi. Benissimo. Noi ci allontaniamo perché adesso abbiamo Margherita. Poi c'è uno spazio dedicato al singolo maschile. Ciao Mauro, ci vediamo dopo. E abbiamo un altro Mauro, Mauro Mazzoni, campione del mondo 97 della società pattinaggio Roseto. Thank you.
sopra il campione, tutto vostro. Maria Rita, mi pare che Mauro debba rimanere fra di noi. Sì, infatti, non gli permetteremo di allontanarsi mentre continua a ricevere il giusto tributo di applausi. Abbiamo adesso un riconoscimento che gli deve essere conferito. Sì, Mauro, ti voglio vicino a me perché c'è una piccola sorpresa per te, proprio proveniente dalla Percas, che tu sei, ci segui da tanti anni, è sempre stato un sostegno importante, vogliamo ringraziarli, ringraziare in particolare anche i loro amministratori, il signor Pino Mazzarella, e quest'anno la Percas ha voluto assegnare un riconoscimento tangibile proprio ad un atleta di Roseto che partecipa da tantissimo tempo a Sport per la Vita. Mauro Mazzoni, pluricampione del mondo, riceve una medaglia ricordo che consegna l'ingegner Tito Rocci, ma riceve soprattutto un libretto di risparmio. Ecco, questo è concreto, importante, è concreto anche quello, però questo è ancora più concreto. E il libretto forse è ancora un po' più concreto, perché? Perché sappiamo che voi ragazzi, voi campioni, avete tanti sacrifici da affrontare, tanto lavoro da fare, e vi vuole gratificare in qualche modo, aiutarvi, agevolarvi per sentire che vi siamo tutti vicini. Dico bene, ingegner Rocci? Molto bene, è un premio anche alla rosetanità. Questa sera ha un ampio saggio di capacità. Bene, siamo contenti di questa iniziativa della Terra, sì, a questo ci evita anche di leggere una motivazione ufficiale che non leggiamo, perché magnificamente il risultato è stato ottenuto, e complimenti a Mauro. Adesso noi di nuovo indietreggiamo, facciamo posto ad un altro gruppo, e il gruppo coreografico Sport per la Vita, Magic Moon, il titolo del quadro che rappresenteranno, le coreografie di Nadia Loggi, Annalisa Del Piglio e Pina Di Martino. Le musiche? Musiche che rappresentano un mix sempre sul tema della luna. Magic Moon.
mondo. Abbiamo l'uscita dei nostri giovanissimi atleti, scoprendo anche, come diceva con Nadia, queste scelte musicali e questa scenografia che rappresenta un momento anche di creazione molto importante, che richiede mesi di studio per avere queste idee e poi per arrivare alla loro attuazione pratica. Infatti l'applauso meritato. Io lo vorrei dedicare a tutte le ragazze e ragazzi che hanno partecipato, ma anche a chi ha curato le coreografie, a chi ha pensato e realizzato tutto il lavoro. Nadia Loggi è qui alle nostre spalle, che dirigeva con occhi terribili. Più o meno, sì. Le ragazze che puntavano su di lei. E Annalisa Del Piglio, che ha lavorato anche alle coreografie. Fatti vedere Annalisa, vogliamo dare il suo riconoscimento. E Pina Di Martino, che è anche vicino. Comunque tutte e tre molto vicine a controllare il risultato della loro fatica e del loro lavoro, unito naturalmente quello delle ragazze. Naturalmente. E adesso diamo un momento altamente tecnico di nuovo. Assolutamente sì. Parliamo di singolo femminile con Sabrina Donassini, campionessa del mondo 97, che per la prima volta partecipa a Sport per la Vita. Quindi un applauso di benvenuto alla nostra Sabrina. È un battesimo a questa manifestazione così importante che in qualche modo, lasciatecelo dire, a nome vostro, con un po' di presunzione, è anche una consacrazione. Noi ci ritiriamo, esegue. Della società Mercury di Roma, Sabrina, volevo ricordare, si esibirà sulla musica di Chant of the Woman, Profumo di Donna. È stato un anno veramente straordinario per la nostra squadra.
Adesso che cosa abbiamo? Faremo sempre dei campioni naturalmente, ma con una coppia danza, una coppia che viene dagli Stati Uniti, sono già molto conosciuti qui a Roseto, oltre che in tutta Italia e in tutto il mondo. Parlo di Tara Graney e Timothy Patten, vice campioni del mondo 97. E i nostri vecchi amici rosetani. Definirli. Tra l'altro volevo
parte a te, anche appunto di chi prende parte, perché loro sono arrivati appena questo pomeriggio dagli Stati Uniti. Quindi pensate un po', fusi orari, tutto quello che c'è dietro, eppure tanta freschezza, tanta precisione. Sono super, complimenti, non stai leggendo anche il complimento di Vincent. Grazie, Madonna! Anno dopo anno. Anche il personaggio ha una sua evoluzione e spogliato di pizzi e merletti dell'esordio, finalmente la sua crescita artistica è completa all'apice dello show business. Lei è Madonna, questa è la sua storia. Thank you.
Erik Henderson, campione del mondo 97 in libero. E Caruso. Sopravvivere
L'incontro con gli anfibi, che posseggono la mappa per ritrovarla, riaccende la loro speranza. Anche i terribili Smokers, da prima avversari degli anfibi, si uniscono alla ricerca. Dopo una terribile tempesta, verrà finalmente raggiunta l'isola di Dry Land, dove tutti si lasceranno da fratelli per tornare ai loro mondi.